Se stai cercando un computer veramente potente per svolgere la tua attività professionale, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zana di Turbolab.it e questa è la mia review di Dell XPS 15 7590, la generazione 2019 del top di gamma Dell per quanto riguarda i notebook, che accontenta e viene incontro alle esigenze dei professionisti del settore della programmazione, del montaggio video, delle simulazioni e in generale di tutti coloro che hanno bisogno di potenza da vendere anche quando sono in mobilità. Se ti interessa sapere cosa ne penso dopo che l'ho acquistato e usato per un paio di settimane, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Partiamo proprio dal nome: 7590 è la generazione Dell XPS 15 per il 2019. Si fa un pochino di confusione perché questo Dell XPS 7590 prende il posto del precedente 9570, che nonostante avesse un numero più elevato, è in realtà il modello del 2018. Ok, è un gran casino, l'unica cosa che ti deve interessare è che se vuoi acquistare questo computer, la sigla da cercare è 7590 per il modello del 2019. Sono disponibili un boato di configurazioni diverse. Quelle che io ho acquistato e che personalmente ti raccomando è quella con Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM, SSD NVMe da 512 GB, GeForce GTX 1650 e display Full HD non touch. Tutto questo bel pacchettone si porta a casa per poco meno di 1800 euro, quindi si capisce immediatamente che è una macchina di fascia premium. Rapidissima panoramica delle caratteristiche fisiche della macchina. Dunque, per le finiture esterne, quindi per il sopra e il sotto di questo notebook, Dell impiega una lega di magnesio, mentre invece l'interno e tutta l'area che avvolge la tastiera è realizzata in fibra di carbonio. Fibra di carbonio che è leggermente gommata e trasmette una sensazione veramente ottima quando si appoggiano le mani per scrivere sulla tastiera. Unico grosso importante problema che ho rilevato è che trattiene l'oleosità delle mani veramente a livelli da record. Quindi dopo pochissimi giorni di utilizzo già il PC era tutto tappezzato di macchie e impronte digitali delle mie dita. Le cornici di plastica nera attorno al monitor sono veramente ristrette, soprattutto ai lati e in alto. Mi ha lasciato un pochino perplesso il fatto che Dell continui ad utilizzare una spessissima cornice di plastica nera sul lato inferiore. Siamo nel 2019, il Dell XPS è stata la linea che proprio ha lanciato per prima le cornici strettissime. Mi sarebbe piaciuto che Dell riuscisse a migliorare anche la parte inferiore, stringendo un pochino le cornici. Se non altro perché una volta Dell era al top per quanto riguarda la strettezza delle cornici, però quest'oggi Asus riesce già a fare molto meglio. Veniamo alle performance. Il modello che raccomando utilizza un Intel Core i7-9750H a 6 core, che però utilizza hyperthreading e quindi espone al sistema operativo 12 unità logiche di elaborazione. La frequenza base è di 2,6 GHz, ma può arrivare fino a 4,50 in caso di necessità per brevissimi periodi di tempo. 9750H è la proposta di fascia media che Dell propone e subito sotto abbiamo un i5, quindi un i5-9300H, che però consiglio di evitare perché oltre a erogare il 20% di performance in meno è disponibile solamente nella configurazione da 8 GB di RAM, mentre invece in questa configurazione i7 c'è anche la possibilità, che io raccomando fortemente, di scegliere i 16 GB di RAM. Ovviamente qualcuno potrebbe obiettare che basta comprare la configurazione da 8 GB e poi fare l'upgrade manualmente per risparmiare qualche soldo, però ci sono due problemi. Innanzitutto, tutte le configurazioni utilizzano due banchi di RAM per erogare la memoria, quindi in caso volessimo sostituire la RAM non basta semplicemente aggiungere, ma dovremo togliere anche i due banchi contemporaneamente e acquistarne due di nuovi, quindi già il costo si innalza. Inoltre c'è l'aspetto che comunque dobbiamo smontare lo chassis e le viti sembrano essere abbastanza delicate, quindi non è impossibile, però serve sicuramente un'attenzione in più. All'estremo opposto invece troviamo un potentissimo Core i9-9980HK, quindi modello con moltiplicatore sbloccato che viaggia come un razzo. Allora, perché consiglio di evitarla? Oltre al fatto che il costo sale vertiginosamente, c'è anche un altro aspetto. Questo è un notebook veramente molto stretto in cui il fattore di forma appunto privilegiato è quello della strettezza, della leggerezza, della portabilità, e quindi il flusso di aereazione non riesce ad esprimersi al meglio. Sostanzialmente stiamo acquistando di più per avere un processore che sì, ha magari un ottimo spunto inizialmente, ma poi tutti i benchmark che ho letto e consultato
dimostrano chiaramente che precipita come performance ai livelli del nostro i7. Quindi risparmiamo qualcosa e non avremo grossi problemi scegliendo l'i7. È qui presente una GPU dedicata, si tratta di NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di GDDR5. Ora, nomenclatura a parte, si tratta comunque di un modello di fascia medio-bassa, perché questo non è un PC per il gaming, si può giocare ma non è ottimizzato per il gioco. Questa scheda video è un ottimo compromesso perché velocizza le operazioni di rendering che il pubblico professionale che l'ha acquistato probabilmente vorrà svolgere senza far decollare eccessivamente il prezzo. Inoltre ricordiamo che questa scheda video è tra le 2 e 3 volte più veloce di qualsiasi Intel Graphics che troviamo installata direttamente sul processore, quindi teniamo presente questo aspetto quando facciamo anche le comparazioni. A livello di storage c'è un SSD NVMe in formato M2, nel mio caso realizzato da Toshiba, ma leggevo che il sourcing può cambiare. La capacità che raccomando è di 512 giga, che dovrebbe essere sufficiente un pochino in tutti i contesti professionali. Ho fatto qualche test con Trick Crystal Disk Mark, non sono usciti risultati di eccellenza, ma si difende veramente bene e la differenza rispetto a un vecchio SSD con tecnologia SATA è di circa 4 volte, quindi stiamo veramente su livelli di performance estremi per chi venga da un SSD SATA. Questo si traduce in tempi di avvio della macchina veramente eccezionali, è un razzo a caricarsi e anche all'apertura dei programmi. Ok, come si comporta tutto il pacchetto nel suo insieme? Per scoprirlo ho lanciato qualche test con PC Mark 10, che è un benchmark che mi ha restituito un punteggio di 5168, che ho confrontato con quello ottenibile dal mio vecchio PC desktop fisso e sono rimasto veramente fulminato perché il fisso si è fermato a 3911. È vero, il fisso è un computer un pochino vecchio, però comunque il nostro Dell è risultato più veloce di circa il 32% rispetto ad un PC fisso, quindi a riconferma che questa è un'ottima macchina per la produttività. Veniamo al 3D, come dicevo poco fa, questa non è una macchina per il gaming, ma è una macchina soprattutto per la produzione. Ciò non toglie che si possa comunque videogiocare con una buona soddisfazione. In particolare nel test TimeSpy 1.0 di 3D Mark ho ottenuto un punteggio di 3569, che lo pone un pochino sotto a quello che il benchmark indica come riferimento per il gaming laptop. TimeSpy è un benchmark ottimizzato per DirectX 12, per verificare invece come si comporti con DirectX 11 mi sono affidato al test FireStrike 1.1, nel quale il nostro Dell ha ritornato un punteggio di 7893 punti, quindi siamo un pochino più sotto ancora rispetto a quello che il benchmark indica come PC gaming per il DirectX 11. Questa differenza è dovuta al fatto che la nuova GTX 1650 è ottimizzata espressamente per le performance con i titoli DirectX 12, con i quali si otterranno i risultati migliori. Ciò non toglie che comunque potremo giocare senza esagerare con il livello dei dettagli e la risoluzione anche con i giochi DirectX 11. Il display è un bellissimo LED IPS da 15.6 pollici nel modello che io consiglio, Full HD a 60 Hz non touch. Chi lo desideri però può anche fare l'upgrade alla tecnologia touch oppure al 4K, magari anche nella nuovissima versione con display OLED che garantisce dei neri molto profondi e un contrasto elevatissimo. Semplicemente io ho scelto di non fare l'upgrade al 4K, semplicemente perché su una diagonale da 15.6 pollici questo aumenta il consumo energetico, riduce l'autonomia e su una diagonale così piccola fondamentalmente non ci sono enormi vantaggi. È di tipo opaco e non lucido, quindi la finitura è sicuramente un pochino meno premium se così vogliamo, però si evitano anche fortissimi riflessi che possono disturbarci durante la nostra attività professionale. Buoni gli angoli di visuale, c'è un'ottima riproduzione del colore e anche la luminosità che arriva a 500 nit ci permette di utilizzarlo anche all'aperto. La dotazione di porte è davvero moderna ma allo stesso tempo completa. Si parte con una Thunderbolt 3 da 40 giga al secondo che eroga anche USB 3.1 generazione 2 oppure USB 3.2 generazione 2 che dir si voglia, da 10 gigabit al secondo. Supporta l'output video in DisplayPort 1.2 e quindi fondamentalmente potremo anche utilizzarla per collegare un monitor esterno tramite DisplayPort.
Per quanto riguarda le USB classiche, ce ne sono due di tipo USB 3.1 generazione 1, quindi sostanzialmente una USB 3.0 da 5 giga. C'è uno slot per le schede SD, un'uscita HDMI 2.0 che ci permetterà quindi anche di collegare un monitor esterno via HDMI ed utilizzarlo in 4K alla frequenza di refresh ottimale di 60 Hz. Troviamo poi il connettore per l'alimentazione, il jack per le cuffie e il microfono e un lock Kensington per ancorarlo alle scrivanie. Cito espressamente la scheda Wi-Fi perché è il fiore all'occhiello di questa configurazione. Si tratta di una killer Wi-Fi 6 AX1650, quindi è già pronta per la prossima generazione Wi-Fi 6 che ancora alla fine del 2019, quando registro questo video, non è diffusa, però prenderà sicuramente piede nei prossimi anni. È anche compatibile con Bluetooth 5.0, quindi l'ultima generazione della specifica Bluetooth. Mi preme sottolineare che la scheda è di fascia alta e lo si vede anche dal driver e dalla qualità con la quale è realizzato. La connessione è sempre veramente solidissima, un po' in tutte le condizioni, e non ho rilevato i problemi classici di drop in e drop out che invece mi capita di vedere con molti altri PC. Oltretutto la connettività è immediatamente disponibile anche dopo aver ripristinato la sessione dopo uno standby oppure un'ibernazione. Venendo alla tastiera, è probabilmente il componente che mi è piaciuto meno di tutto questo PC, perché semplicemente i tasti hanno una corsa breve ma comunque sufficiente, quindi non siamo agli eccessi spaccadita dei MacBook di recente fattura. Però la pressione dei tasti è veramente spugnosa ed è poco decisa. Inoltre ci sono molte letterine che ballano un po'. Infatti non tutte, però se vediamo la differenza di assemblaggio si vede che le lettere centrali sono fissate in modo più saldo rispetto a quelle che sono agli esterni e quindi ballano un po'. Il risultato è che quando si premono queste lettere si avverte appunto una sensazione un po' spugnosa e poco decisa. Inoltre appena tolto dalla scatola il tasto backspace scricchiolava veramente, infatti pensavo fosse un difetto di fabbrica. Il problema si è fortunatamente risolto, però la primissima impressione è stata negativa. È un vero peccato però, perché per il resto la tastiera è ottima. C'è la retroilluminazione, ci sono tutti i tasti da F1 a F12 in prima funzione in alto, i tasti stamp, insert e cancel. Segnalo però che manca il tasto inizio e il tasto fine. È un pochino la tendenza di tutti i notebook moderni togliere il tasto inizio e fine, però per chi inserisce lunghi testi e si muova spesso rapidamente all'interno di documenti lunghi è una mancanza. Le funzioni inizio e fine si attivano infatti tramite una combinazione della tastiera con il tasto FN e le frecce direzionali. In definitiva, la sensazione che ho ricevuto utilizzando questo Dell XPS 1575 90 con la sua tastiera è sicuramente molto meno gratificante rispetto al mio vecchissimo ThinkPad che avevo prima. Decisamente meglio invece il touchpad. Non ci sono tasti fisici, quindi si attiva clic e doppio clic con il colpetto oppure il colpetto con due dita, ma comunque gli angoli inferiori sono anche cliccanti in caso si voglia premere con più decisione. I driver sono compatibili con la specifica Microsoft Precision Touchpad e quindi sostanzialmente possiamo fare un sacco di gesti. Oltre ovviamente a scorrere con le due dita, possiamo anche utilizzare dei gesti a tre dita, ad esempio verso l'alto per chiamare visualizzazione attività, oppure scorrere con quattro dita per passare fra i vari desktop. È veramente molto comodo per chi non abbia mai sperimentato qualcosa del genere. La webcam a partire da questa generazione è tornata nella sua posizione ideale, quindi in alto nello schermo e non è più in basso, non inquadra più in basso come era invece con la generazione precedente. Per il resto si tratta di una webcam 720p molto standard, va benissimo per fare delle videoconferenze, però non è l'ideale magari per registrare video da pubblicare su YouTube. C'è il microfono integrato per le videoconferenze e anche gli speaker sonori. Ecco, gli speaker sono l'altro componente oltre alla tastiera che mi ha un po' deluso, nel senso che Dell sul suo sito pompa tantissimo quanto siano fighi e quanto funzionano bene. In realtà nella mia prova i suoni sono veramente scarsi. In particolare sono piatti, senza bassi, sono sicuramente paragonabili a quelli di molti altri notebook di fascia magari più economica. Per fare delle videoconferenze vanno benissimo, anche semplicemente per guardare dei video distrattamente. Se però vogliamo ascoltare musica mentre magari stiamo programmando oppure guardarci un film a fine giornata, è indispensabile utilizzare un paio di cuffiette oppure di cuffie Bluetooth come queste. Altre due caratteristiche importanti. Innanzitutto il tasto di accensione è dotato di un lettore di impronte digitali tramite il quale fare login a Windows senza dover ogni volta inserire la password, ed è una bella comodità soprattutto per chi lavori in ufficio e sia solito bloccare il PC
magari dopo pochi minuti, come prevedono le varie policy europee di sicurezza, e quindi tutte le volte che deve andare al bagno oppure a prendere un caffè deve ridigitare la password. In questo caso invece basta appoggiare il dito per sbloccare l'accesso appunto a Windows. La rilevazione in realtà dell'impronta digitale non è precisa tanto quanto quella di uno smartphone moderno, perché mi capita spesso di dover riprovare, però comunque siamo più veloci che non dovendo digitare la password. L'altro aspetto che mi è piaciuto è che tutto il disco è crittografato immediatamente di fabbrica, quindi anche in caso ci rubassero il computer, estraessero il disco, lo collegassero ad un altro PC, non potrebbero accedere ai dati. Parliamo di ricarica e batteria dell'XPS 157590. Nella configurazione che ho consigliato utilizza una batteria da 56 watt che viene ricaricata completamente in circa 2 ore tramite l'alimentatore da 130 watt con connettore proprietario. Ora, il fatto che ci sia un connettore proprietario è un po' fastidioso, quindi se lo vogliamo possiamo anche utilizzare un caricatore USB Type-C con un'attenzione, poiché il caricatore proprietario da 130 watt e la maggior parte dei caricatori USB Type-C che ho visto in circolazione sono da 60 oppure 87 watt, se utilizziamo un caricatore di questo tipo la batteria si caricherà solamente a PC spento oppure al massimo solamente in caso di un utilizzo veramente molto leggero. Quindi dobbiamo sincerarci di acquistare proprio un caricatore USB Type-C da 130 watt per i risultati ottimali. Venendo all'autonomia lontana dalla presa di corrente, non siamo a livelli stellari. Io ho misurato infatti circa 6 ore di utilizzo intenso reale, ma si può arrivare fino a 8 magari utilizzandolo solo per la navigazione su web e la scrittura di testi. Ora, il risultato non è stellare, però ricordiamo che comunque qui dentro ci sono dei componenti di classe performance e non quelli a bassissimo consumo che caratterizzano gli ultrabook e che però spingono anche molto meno in termini di velocità. 6 ore è comunque un risultato ragionevole. Una piccola chicca per chi non abbia mai visto un XPS 15, sul lato c'è un piccolo tasto che una volta premuto illumina una serie di LED che ci consentono di verificare il livello di carica residuo della batteria anche senza bisogno di dover accendere tutto il computer. Io personalmente non credo che lo utilizzerò mai, però comunque è una cosa carina e un elemento di differenziazione rispetto a molti altri. Durante l'uso leggero, senza caricatore collegato, dell'XPS 157590 è completamente e totalmente silenzioso. Infatti ho rilevato una rumorosità ambientale di circa 26.3 decibel con il computer spento che non è variata nemmeno accendendo il sistema. Ho letto di utenti che lamentano il coil whine, quindi sostanzialmente un rumore elettromagnetico che però non è presente nel mio computer. La situazione cambia quando colleghiamo l'alimentatore, in quel caso si sente un pochino di disturbo elettromagnetico, ma non è niente veramente di troppo chiassoso e francamente non ho ancora trovato un PC che non emette nessun rumore quando colleghiamo l'alimentatore per la ricarica della batteria. Ovviamente la situazione cambia tantissimo quando iniziamo a fare sul serio e quindi quando le ventole interne partono e cominciano a raffreddare e dare il massimo. Nel corso della mia prova di carico siamo arrivati infatti fino a circa 44 decibel che si traducono sostanzialmente in un piccolo ventilatore che spara. Ora, in realtà non è un grossissimo problema, nel senso che il PC si sente, però comunque non ci causa degli imbarazzi se lo utilizziamo anche all'interno di un'aula studio oppure in una biblioteca nella quale non avessimo persone nelle immediate vicinanze. Per quanto riguarda la generazione di calore, questo computer è sempre leggermente tiepido anche quando lo utilizziamo con un uso leggero. Si sente di più nella parte inferiore, ma un pochino di tepore si sente anche vicino alla tastiera. Ovviamente quando il sistema parte e comincia a caricare, il processore Intel scalda fino a raggiungere i 100 gradi centigradi, quindi di nuovo c'è un pochino di calore che però sembra essere gestito in maniera appropriata dall'impianto di raffreddamento che spara l'aria calda verso il retro espellendola. Il risultato è che comunque le parti a contatto con l'utente non risultano mai veramente bollenti. Certo, nella parte inferiore, nella parte centrale vicino alla tastiera si avverte un pochino di calore in queste condizioni, però non è niente veramente di critico o che ci impedisca di continuare ad utilizzare il computer. Dell ha fatto un ottimo lavoro di ingegnerizzazione, quindi tutto il pacchetto pesa all'incirca 2 kg. Le dimensioni sono di 357 mm x 235 per uno spessore di 17 mm. Quindi siamo veramente a ottimi livelli per un notebook performance che distacca di diverse leghe tutti i vari gaming PC che abbiamo visto sono delle piccole mattonelle. Ora però, detto ciò, questo dall'XPS è compattissimo, molto trasportabile, però risulta comunque una macchina da 2 kg con uno schermo da 15,6 pollici.
E vi posso assicurare che nello zaino, magari per chi è in movimento tutto il giorno e gira fra clienti e magari fa il pendolare, si sentono tutti. Inoltre è comodo come manovrabilità. Questo non è un problema ovviamente se pensiamo di appoggiarlo sulla scrivania e di lasciarlo lì tutto il giorno, però ricordiamo che se dobbiamo utilizzarlo magari per spostarci tra una stanza all'altra, magari da un ufficio a una sala riunioni, è un pochino ingombrante e non è comodissimo da trasportare. Venendo al software, la dotazione di base prevede Windows 10 Home, ma è disponibile un upgrade alla edizione Pro in caso ne avessimo bisogno. Per sapere qual è la differenza vi rimando all'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con tutti i dettagli delle varie differenze fra le varie edizioni di Windows 10. Sono felice di segnalare che non è presente schifezza assortita, quindi i vari antivirus in versione trial, oppure tutte quelle schifezze dei giochini vari di Wild Tangent Games che ho visto su altri computer. Qui c'è solo Windows con la sua dotazione di base. L'unica cosa che, maledizione, Dell non è riuscita a essere perfetta è che è preinstallato Office 365 in versione di prova, ma basta eliminarlo e si ritorna con un computer completamente pulito. Ovviamente troveremo anche Candy Crush perché è ancora preinstallato insieme a Windows, però questa è colpa di Microsoft e non colpa di Dell. Per il resto gli altri programmi di terze parti sono tutti quelli classici della gestione driver Nvidia e Intel, oltre a un pannellino di controllo per la scheda Wi-Fi. Chi non volesse Windows può installarci Linux, vi rimando al mio approfondimento che trovate qua sopra per tutte le informazioni in merito. Bene, veniamo alle conclusioni. Questo Dell XPS 157590 è veramente un ottimo computer di classe performance che raccomando senza alcuna riserva a tutti i professionisti in ascolto che avessero bisogno di una macchina appunto capace di erogare tantissimi cavalli potenza. Non lo raccomando però al grande pubblico che probabilmente farebbe meglio orientarsi verso un ultrabook più portabile, più trasportabile, con una maggiore autonomia e uno schermo da 13.3 pollici. Però per chi debba fare lavoro intenso in mobilità, questa è un'ottima macchina. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, delle criptovalute, di Windows e via dicendo, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e mi raccomando clicca anche sulla piccola campanella perché altrimenti YouTube non ti segnalerà la pubblicazione dei nuovi video. Al prossimo, ciao!